A 2 mesi dall'inizio della pandemia, la distribuzione delle mascherine e i prezzi dei presidi di protezione restano ancora un problema non risolto, che rischia di aggravarsi con la fase 2. L'allarme arriva da Federfarma, che chiede al governo una risposta risolutiva. Un mercato impazzito, senza regole e a scapito dei cittadini che rischiano con la fase 2 di trovarsi di fronte ad una carenza di presidi o di pagarli un occhio della testa. I farmacisti invocano da settimane un provvedimento del governo che ne imponga il prezzo e chiedono una riduzione dell'IVA al 4%. Provvedimento annunciato dal commissario Arcuri, ma non ancora attuato, denuncia Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma. Di fatto il commissario ha annunciato che sarebbe stato dalla protezione civile impostato un prezzo controllato, il che è chiaramente ha frenato gli acquisti da parte dei farmacisti, ha frenato la distribuzione e di fatto corriamo il rischio, visto che quello che è stato in qualche modo annunciato non è stato poi attuato, che sul mercato dal giorno 4 non si trovano le mascherine. L'aumento della richiesta e i prezzi praticati da produttori e distributori, i blocchi alle dogane stanno rendendo impossibile alle farmacie di garantirne disponibilità a prezzi accessibili. Un sistema distorto che costringe molto spesso il farmacista ad acquistare a prezzi elevati, lasciando pazienti che hanno necessità di avere una mascherina senza il presidio necessario. Si invoca quindi da parte del governo una soluzione radicale. Dobbiamo avere risposte chiare e dobbiamo averle adesso.